Sì. Aspetta, no, un attimo, c'è un problema di audio, un attimo. Sì, perciò diciamo che in questo Io modo. penso Sì. all'eternità, nel senso che Moana aleggia sicuramente su di noi e ci vuole un bel coraggio a inventarsi delle storie su Moana, perché poi si faranno i conti con Moana e quindi diciamo è una sfida al mistero, al soprannaturale. Io avrei paura di inventare delle storie su una persona che è intorno a noi ma che fisicamente non c'è, che quindi ha una forza spirituale, un'energia come tutte le persone scomparse, che potrebbe castigare i bugiardi e gli speculatori, quindi buona fortuna. Scusa, Riccardo, siccome mi chiami in causa, cioè sono io qui e io rispondo di me, allora io non dico che Moana è viva o che Moana sia morta. Io ho sempre detto una cosa importante. Dai documenti prodotti, da quello che dicono i familiari, su Moana non c'è la certezza della morte. E io dico, dimostratemi che Moana è morta e io andrò pure a portare il fiore sulla sua tomba. Quindi parlare con me di speculazione, di bugie, di mistificazione forse è l'indirizzo sbagliato anche da parte tua, perché caro Riccardo, tu nella dialettica di un confronto io sono sempre disponibile. Il problema è un altro, è quello di accusare altri di dire sa Moana aleggia e poi dopo dire tu stai dicendo, tu ne risponderai anche a Moana, eccetera. Io rispondo non solo a Moana, ma alla giustizia e a tutti su quello che ho scritto. Però altri debbono dimostrarci, primo, che Moana è veramente morta, secondo, che tutta la produzione di documenti che ci sono è tutto falso e quindi rigirare le accuse, perché finora ognuno che parla, ognuno qui in questo campo su Moana c'è. Ogni affermazione è senza prova, cioè noi vogliamo darvi la facoltà di prova, di dire quello che voi dite, a cominciare anche dal tuo amico Antonio Di Cesco, il quale continua a dire cioè, io ho prodotto, lei mi ha chiesto di morire, io l'ho aiutata a morire. Cioè, va bene, ci dicesse, ci dimostrasse che questo è vero, però anche lui che ha fatto? Non ha fatto altro che dirlo ad un giornale romano, quanto a me aveva dichiarato nel libro che io ho pubblicato, tutt'altro. Quindi, caro Riccardo, ti pregherei di mantenere un po' i toni e discernere, dividere, diversificare le persone, altrimenti ognuno di noi ha sempre qualcosa non solo da recriminare. Le bugie non le dico io, le dice qualcun altro senza fare nomi. Eh no, le bugie le stiamo vedendo e vivendo in questi anni, ci vuole un bel coraggio a dirle, Sì, appunto, e quindi anche tu hai assumersene del le coraggio a dire le responsabilità. bugie allora. No, io non le dico, io No, sto no, no, te ne osservando, vuoi la io mi sono prima? limitato a fare una denuncia Sì, hai a fatto Antonio Di bene perché anch'io Cesco, l'ho presentata presso il perché PM Elisabetta penso Ciannicola, che le la quale si sta. persone. No, te ne dico una, Riccardo. Vogliamo vedere qualche bugia? Tu dici, per esempio, che 24 ore prima, Moana ti ha chiamato e ti ha detto di organizzargli le manifestazioni. Come facevi tu a organizzare le manifestazioni se lei aveva delle era in esclusiva per Nicolino Matera con un contratto Beh, allora, tu stai triennale? parlando di un personaggio che ha acquistato da noi degli spettacoli, No, 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 che non cioè, aveva scusa, nessuna no, no, esclusiva Riccardo, e io che tra cosa. le altre cose Moana in punto di star male, non, anche se chiedeva di lavorare, le è stato detto di no. No, no, senti, Quindi, scusa, no, forse Riccardo. illuminati un attimino, Senti, perché Riccardo, io ho qui il tu ti definisci contratto. biografo di Moana, Sì. No, ma io vorrei sapere chi ti ha autorizzato a definirti tale, e questa è un'altra bugia. no, quale Signor bugia? Io. Matera si è presentato con un assegno di 50 milioni a riscuotere Chi? perché Moana non gli doveva nulla. Senti Quindi una cosa. No, assolutamente stiamo intanto parla parlando di me. Scusa, il biografo perché? di personaggi che con Tu hai Moana dimenticato. avevano Scusa, poco a che vedere sul Riccardo, bello della hai vita. dimenticato che io ho scritto il libro con Moana. La filosofia di Moana è un libro firmato Brunetto Fantauzzi e lei ha dettato a me le Sì, sue. l'ha dettato pure a Noa Bonetti, anche lei si è No, no, fatto dei vabbè, libri. ma no, no, io ho fatto il libro registrato al tribunale, caro mio, con Sì, lei. ma non per questo devi Ed continuare io non ad continuo. usare praticamente una testimonianza che era relativa a un libro, non a No, 10 no, no, libri. no, guarda, caro, che
Poi te ne dico un'altra, allora, quindi ti ho detto la prima, io qui non ti dico bugie, io dico con i fatti, questo è il documento in cui firmato da tutte e due, un contratto triennale e c'è anche un fax fatto da Nicolino Matera a Moana 3 giorni prima, il 12... Sì, l'ha chiusa in una stanza, ci ha girato 300 film. Sì. Stiamo parlando di speculatori, di una violenza inaudita. Io mi vergognerei a parlarne, perché no, se io, proprio io, vogliamo, scusa, trovare dei responsabili, Riccardo, sullo stato psicofisico di Moana, se c'è qualcuno che deve vergognarsi, rimane un personaggio completamente autonomo e libero da questo tipo di contratti puramente commerciali relativi a filmacci e a spettacoli. Questa è una valutazione diversa. No, non è una valutazione, i personaggi sono fatti di altro. Io ti dico la loro filosofia, la loro storia, la raccontano, l'hai raccontata tu in un libro autorizzato, la raccontano i fatti, che poi ad un certo punto arrivano i commercianti, i venditori di carne umana e facciano dei contratti relativi a dei periodi o delle azioni o degli spettacoli, non ha niente a che vedere con quello che era Moana Pozzi. Quindi hai toccato un tasto sbagliatissimo che mi dimostra che sei abbastanza estraneo al personaggio. Tra l'altro, le tue richieste sono esatte, c'è un mistero intorno a Moana. Questo il mistero intorno a Moana è dovuto a una famiglia moralista che si è staccata completamente da Moana, che ha nascosto la realtà del figlio non di Moana, che ha nascosto gli ultimi momenti della vita di Moana, che non erano presenti mentre che Antonio Di Cesco era a fianco di Moana in ospedale. Anche lì ci sono delle discrepanze, perché Di Cesco ha affermato appunto di essere stato nella notte con Moana e la madre dice pure lei che è stata nella notte, che l'ha accarezzata, che l'ha pettinata, che gli ha messo in mano il rosario. Facciamo un confronto, perché la signora Pozzi, la mamma di Moana, avrebbe dovuto precederci e fare lei la denuncia. Sì, perfetto. Allora, vedi che viene sul mio discorso, cioè quello di trovare una verità su Moana. Io questo chiedo, io non strumentalizzo e tantomeno lucro su niente, per cui ognuno di noi dovrebbe essere talmente coscienzioso e talmente coraggioso da affrontare l'argomento per venire alla verità. Se tu la sai, dilla finalmente. Noi abbiamo mandato a Lione giornaliste come anche di chi l'ha visto, e l'abbiamo visto che ha tirato fuori, Riccardo, ha tirato fuori dei documenti che non sono i giusti, cioè sono discrepanti anche quei documenti, come se fossero di un'altra persona, e tu lo sai meglio di me, è inutile che ci urliamo nel manico. La persona che era vicina a Moana era Antonio. E allora perché la madre dice che non lo è, che era anche lei vicino? Perché era la madre albergo, dice che non era a Roma? Moana. Scusa, senti, Riccardo, vicino a Moana c'era la madre e Di Cesco, dicono loro, perché io non c'ero. Però nel racconto di Di Cesco stesso dice che la mattina dopo stava la madre raccogliendo gli indumenti di Moana e dopodiché sono partiti per Lerma e da Lerma a Roma. Allora mettiamoci d'accordo, se Di Cesco un giorno pure lui dice una cosa e un giorno dice un'altra, cioè che non c'era la madre, quindi anche qui ci vuole la verità. Allora Di Cesco ha detto che non c'era la madre, perché allora in altre occasioni ha detto che c'era la madre? La madre stava in un albergo vicino all'ospedale. Ma no, e si recava saltuariamente. Sì, a differenza di altri che non sono andati. Di Cesco stava lì, che andava a passeggio con lei, almeno a chi l'ha visto ha detto questo, che andava a passeggio per Lione mano nella mano e poi dopo sono tornati in albergo, cioè in hotel de Die, dopo nella notte lei se n'è andata e lui si è svegliato. Stop, cioè c'è qualcosa che non quadra. Scusate, c'è un ospedale che penso sia in grado di dimostrare